Passiamo invece al significato, all'altro significato, all'espressione che gli italiani usano nel quotidiano, ma che non ha nulla a che vedere col verbo sentire, no? O ascoltare, insomma. Partiamo come sempre da un esempio. Qualcuno potrebbe chiedermi: Pierluigi, tu te la senti di salire sulla Torre Grossa? Tra parentesi, sono 218 gradini. Io direi certamente, oppure certo che me la sento. Cosa significa in questo caso sentirsela? Tu te la senti, io me la sento. Significa sentirsi in grado fisicamente, avere la forza fisica, le energie sufficienti per fare qualcosa, per salire sulla torre, ok? Quindi è come dire: você aguenta, você dá conta de subir in cima da torre, ok? Quindi tu te la senti, você dá conta, você aguenta. Questo è il significato dell'espressione sentirsela. E io potrei rispondere: sì, me la sento e ho aguento. Oppure: no, non me la sento, ok? Sono stanco, non me la sento di salire sulla torre. Oppure: ma non so se me la sento, sono un po' stanco, ok? In questo caso, sentirsela, noi avremo sempre il la che è fisso, ok? Non c'è lo, non cambia ovviamente tra il maschile e il femminile e anche tra il plurale e il singolare. E anche nel passato, ad esempio, io ieri non me la sono sentita di salire sulla torre, nel passato avremo sempre il la e il sentita, che saranno fissi, sia se il soggetto è femminile, sia se il soggetto è maschile, singolare o plurale, ok? Perché l'espressione è sentirsela, che significa aguentar, no? Dar conta di fare alguma cosa. Ora, sentirsela può anche voler dire avere il coraggio, quindi, come dire, la forza psicologica, mentale, no? Di fare qualcosa. E allora mi ricordo quando ero piccolo, i miei genitori mi dicevano: Pierluigi, te la senti di stare a casa da solo? Cosa significa? Non vuol dire se você aguenta fisicamente, ma significa hai il coraggio o hai paura di stare a casa da solo, ok? Questo è il senso di questa frase. Bene, insomma, spero che sia chiaro sia il significato letterale che gli altri due significati dell'espressione sentirsela, espressione usatissima dagli italiani nel quotidiano. Come sempre vi invito a mettere un mi piace se vi è piaciuto, a commentare e ci vediamo al prossimo video. Ciao!